Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Quale, come Monti sa perfettamente, poi alla fine decidere qualcosa, le riforme, eccetera, eccetera, gli interventi finanziari duri che sono necessari e così via, diventa impossibile. Come sa benissimo Monti e come sa benissimo Draghi che se n'è andato. Allora, no. Cacciari, lo chiedo a tutti e tre. Lei ha parlato di ammucchiata, ma sarebbe auspicabile quello che lei chiama un'ammucchiata, quindi un governo, diciamo, di unità nazionale, di grande coalizione? Io lo ritengo una catastrofe, io lo riterrei una catastrofe. Se ancora per l'ennesima volta il Parlamento si dimostra una scatola vuota e incapace di formare un governo come si deve, con una sua struttura, con una sua coalizione, con un suo fondamento. Dall'altra parte il Presidente della Repubblica è costretto di nuovo a fare il mestiere del presidenzialismo surrettizio, è una catastrofe politica, bisogna essere ciechi e sordi per non capirlo. È un atto notarile di fine di un'epoca del parlamentarismo italiano. È così, Lina Palmerini? E poi no, io innanzitutto volevo dire che secondo me non è così scontato che insomma, gli equilibri saranno facili nel centrodestra. Io penso che Salvini una resistenza la farà, anche perché ha un gruppo parlamentare di fedelissimi, quindi non sarà così liscio a metterla da parte. Già dalla formazione del governo ci saranno dei problemi. E anche perché Salvini l'unica cosa che ha fatto dal 2018 in avanti è stato fare opposizione anche quando era al governo. Quindi non escluderei una resistenza di Salvini, anche problemi per la coalizione della Meloni. Non è così liscia, anche se Salvini dovesse perdere male, perché a quel punto perde male a vantaggio dei... Cioè la Meloni se vince, vince a spese di Salvini. Quindi non la vedo così, non la vedo per niente facile, non credo che sarà facile da mettere a tacere Salvini ed emarginarlo. Per quanto riguarda la catastrofe delle larghe intese, penso di sì, anche perché qui devo dire una cosa, secondo me anche, diciamo, le larghe intese, il governo dei tecnici è diventata un po' una carta bruciacchiata, nel senso che anche i tecnici, diciamo, hanno creato una diffidenza popolare, perché si sono magari presentati prima